Buongiorno a te, buongiorno a tutti i colleghi, molti dei quali conosco, sono nostri partners da tempo. Io vi ringrazio per il tempo che avete voluto dedicarci. Io sono il fondatore di Music Academy, ma anche di Bologna Creative Hub, che è una nuova struttura che aprirà a Bologna, il 1º giugno prossimo. E io vorrei parlarvi di tecnologia, ma soprattutto di visione. Ci sono tanti colleghi oggi che parlano giustamente di tecnologia in maniera anche, come dire, più dettagliata di quanto possa fare io. Io vorrei parlarvi un pochino della visione che il nostro Creative Hub ha per il futuro del teatro e sulle progettualità che stiamo ponendo in essere con alcuni teatri della nostra regione e anche di altre regioni, ma chiaramente in questo contesto ci focalizziamo soprattutto sui teatri della regione Emilia-Romagna. Allora, come detto, uno sguardo al futuro. Noi vogliamo parlare di visione, nel senso che a tutti noi piace, noi abbiamo messo questa cosa un po' scherzosa, no? L'odore del teatro, quando entriamo in un teatro, o lo scricchiolio delle assi del palco, il rumore in sala. Questi sono valori che non dobbiamo assolutamente perdere e crediamo fortemente che la tecnologia possa essere uno strumento che consenta una lunga vita ai nostri teatri. L'arte del teatro è un'arte antica, un'arte di oltre 5.000 anni e crediamo che la tecnologia non debba essere sostituita, ma debba essere un supporto. Okay? Secondo noi ci sono tre punti da cui partire. Okay? Uno è la visione artistica. A noi piace dire scherzosamente che la tecnologia e l'arte ci danno talmente tante possibilità che è impossibile immaginarle tutte. Okay? Quindi sforziamoci di essere creativi, sforziamoci di essere propositivi e non vedere limiti. Secondo è il superamento non semplice, ma possibile, necessario, addirittura obbligatorio ormai, del confine tra analogico e digitale. Quindi riuscire a non perdere un carattere di spontaneità del teatro. E ricordiamoci che la tecnologia è un media, okay? Non è un contenuto. Quindi la tecnologia ci aiuta a raggiungere platee più ampie, ma deve essere un media. E terzo punto fondamentale della nostra visione è l'azione, okay? Mettiamoci in movimento verso il futuro con una visione chiara dei nostri obiettivi. Magari sedersi un attimo a tavolino, ragionare sugli obiettivi del nostro teatro, dove Oh, vogliamo ce essere. l'abbiamo fatta, grazie mille, scusa. Come? Scusate, ho sentito. Mettersi in movimento verso il futuro con una visione chiara dei nostri obiettivi. Il viaggio che abbiamo intrapreso come Creative Hub e con alcuni teatri con cui stiamo lavorando è razionalizzato su cinque diverse tappe. Okay? Le tappe del nostro viaggio sono queste: visione. Quindi, come abbiamo detto prima, immaginare l'inimmaginabile e condurre i nostri teatri verso il futuro. Secondo punto fondamentale, la formazione e le risorse umane. Formazione, mentoring e tutto quello che serve, alta formazione per giovani, ma anche per dipendenti, collaboratori. E prepararli per le nuove sfide, non lasciando indietro nessuno. Io ho 52 anni, ci sono molti miei colleghi di pari età che magari lavorano nei teatri e hanno difficoltà nel comprendere le nuove sfide. Quindi è importante che giovani, ma anche meno giovani, vengano accompagnati in questo percorso. Percorso di ricerca, quindi scoprire come la tecnologia possa moltiplicare le nostre opportunità e non essere un limite. Fondamentale il networking, l'abbiamo scoperto durante il Covid, ahimè, o meglio, fortunatamente l'abbiamo scoperto, era un processo già in essere, ma mediante progetti collettivi, ottimizzazione di risorse condivise e internazionalizzazione, con due Z, non tre, come riportato erroneamente nella presentazione, possiamo veramente rafforzare il nostro teatro e metterlo sulla mappa, se non lo è già, o rafforzarne ulteriormente l'immagine. E spesso si parla di tecnologia, ma si fa fatica a metterla in atto, quindi crediamo che sia il momento di agire in questo senso. Ci sono delle strategie che il nostro Creative Hub e i teatri partners stanno ponendo in essere.
sono 10 punti, poi ce ne sono altri, insomma abbiamo riassunto per motivi anche di tempo, per essere piuttosto sintetici. Quindi definire una strategia, ogni teatro deve definire una strategia ben chiara e definita. Decidere come decidere, cioè definire i processi decisionali e tanti nuovi modelli di business che oggi esistono. Digitalizzare non vuol dire solo creare delle piattaforme 3D, VR, AR, ben vengano, assolutamente sì, ma ci sono tanti altri processi e tanti altri modelli di business che la digitalizzazione ci consente di attivare. Interagire con le istituzioni in maniera attiva, proattiva. Fortunatamente nella nostra regione lo si fa tanto, però noi vediamo in altre regioni che spesso il funding, il finanziamento viene vissuto come un sussidio e non come un investimento, quale dovrebbe essere. Fortunatamente nella nostra regione le realtà esistenti sono piuttosto virtuose da questo punto di vista. Una frase che è difficilmente traducibile in italiano, cioè get out of the box, guardare fuori dal nostro orticello. E quindi allargare gli orizzonti a nuovi modelli e nuove opportunità internazionali, anche perché il sistema Italia, Emilia-Romagna, è percepito da fuori anche di più di quello che noi spesso percepiamo noi stessi. Essere pronti per le aspettative digitali, quindi non solo se siamo pronti noi, ma il pubblico, cosa si aspetta? Se noi creiamo una piattaforma digitale, un sistema digitale, cosa si aspetta il pubblico da noi? Secondo gruppo di strategia, questo è importante, sincronizzazione tecnologica di virtuale e reale. Punto focale, l'arte e la tecnologia, cioè come trasmettere l'anima, l'arte, il cuore attraverso una tecnologia digitale. Non possiamo lasciare questo aspetto indietro. I sensi, ad oggi la tecnologia coinvolge il video, l'audio, il tatto mediante realtà virtuale, ma il futuro cosa ci porterà? Forse l'olfatto, forse altri sensi, ora presto lo scopriremo. Come detto all'inizio del mio intervento, il futuro è talmente grande che è difficile capire cosa ci sarà davanti a noi. Palcoscenico internazionale, cioè un palcoscenico locale può essere trasformato in un palcoscenico internazionale. Durante il Covid ci sono state molte esperienze di questo tipo, dico bravo ai colleghi, perché abbiamo visto veramente una trasformazione da palcoscenici che fino a quel momento erano locali o regionali e sono diventati palcoscenici internazionali. E la creazione e l'ampliamento di una comunità digitale, quindi ampliamento, coordinamento e divulgazione a nuove platee e soprattutto a nuove comunità. Come detto, 1° giugno apriremo questo centro polifunzionale della filiera Musica, Cultura e Creatività. Qui vedete la foto del nostro edificio, sarà un'area per start-up, per co-working, per formazione, per progetti di ricerca e produzione. È un progetto cofinanziato con risorse del programma regionale Attività Produttive 5.1 della Regione Emilia-Romagna, che ringraziamo per l'attivo, anzi attivissimo, contributo. E all'interno del Creative Hub di Bologna convivono al momento i nostri 4 canali principali, che sono la formazione, la ricerca, l'innovazione, i media e gli incubatori. Dopodiché tutta l'area co-working contemplerà, chiaramente contempla tutta una serie di start-up, di piccole imprese e attività correlate che stanno aderendo al nostro progetto. Vi lascio anche i nostri contatti, l'email generica è lo@bolognacreativa.it, la mia email personale e i siti di riferimento. Chiunque fosse interessato a collaborare con noi, siamo una realtà giovane, basata su 23 anni di formazione, quindi giovane ma non troppo, ma con tanti giovani all'interno della struttura che insomma vogliono il bene della cultura e lavorano per il bene della cultura e del teatro nello specifico. Grazie per l'attenzione.